Lo è stato veramente. È grazie al materiale di queste bombe che saremo in grado di rintracciare chi ha commesso queste atrocità. Sono certo che molti di voi saranno scossi dopo aver visto i contributi che vi abbiamo appena mostrato e che sono stati ripresi da stazioni televisive locali poco dopo l'attentato. Molti di noi non hanno mai sentito del ritrovamento di una seconda bomba e di una terza bomba e del recupero di una bomba e la dichiarazione che sono state disinnescate delle bombe. Queste informazioni sono state soppresse. Sono state nascoste al popolo americano. Perché? Di quanti elementi di prova abbiamo bisogno per dimostrare che c'è una cospirazione? Riguardo all'11 settembre, abbiamo discusso del volo 77. Ha colpito il Pentagono? Come avrebbe potuto colpire il Pentagono lasciando un buco di 5 metri e nessun rottame? E quando ci siamo occupati del palazzo numero 7, ecco Larry Silverstein ammettere che fu deciso di tirarlo giù, indicando che potevano esserci state delle cariche da demolizione. Associamo quanto sopra ai pompieri intervistati, i quali dichiarano che sembravano delle cariche da demolizioni che esplodevano. E poi c'è l'anomalia sotto il volo 175, o quello che pensavamo il volo 175. Il misterioso lampo avvenuto al momento del contatto, ripreso non da una o da due o da tre, ma da quattro telecamere diverse. E poi c'è l'analisi della torre nord e del misterioso lampo di quell'aereo mentre colpisce l'edificio. Di quanti elementi di prova abbiamo bisogno prima che l'America e il resto del mondo riconoscano che c'è una cospirazione? E ora veniamo alla domanda più importante di tutte, ed è: di chi ci fidiamo? Le domande sollevate in questo documentario sono certamente terrificanti, ma le risposte potrebbero esserlo anche di più. Noi offriamo una mano aperta e non un pugno chiuso ad ogni uomo e donna che serve in uniforme, nelle forze dell'ordine o nei militari. Tutti voi avete giurato di proteggere e servire o di sostenere e difendere la Costituzione da tutti i nemici, esterni ed interni. E voi state per essere caricati della responsabilità di proteggere il popolo americano. La dichiarazione d'indipendenza, la Carta delle Libertà, la Costituzione, il nostro stile di vita sono in pericolo e voi avrete la responsabilità di difenderli insieme alla gente di questo paese. La più grande sfida che proprio in questo momento avete di fronte è: chi è il nemico? Vi sono coloro che domanderebbero perché il nostro governo dovrebbe essere coinvolto in un atto di terrorismo così orrendo, oppure quale potrebbe mai essere il motivo? Beh, ricordiamoci di un paio di cose. Innanzitutto, è stato detto che coloro che dimenticano la propria storia sono condannati a ripeterla. Ed è stato anche detto che la storia è stata scritta da quelli che impiccano gli eroi. Proprio ora stiamo scoprendo e si sta diffondendo l'idea che quello a Pearl Harbor non fu un attacco a sorpresa, come ci è stato raccontato. Infatti, le autorità costituite sapevano con giorni di anticipo che un attacco era imminente. E poi ci sono quei documenti Northwood che furono rilasciati nel 61, nei quali i capi di Stato Maggiore esponevano dettagliatamente dei piani per attaccare le proprie navi, affondare corazzate, fare esplodere bombe e avere attacchi terroristici qui, negli Stati Uniti, onde instillare patriottismo e creare ostilità contro i comunisti, così da trovare uno sbocco nella guerra fredda. Tutti noi sappiamo che la guerra produce denaro. E gli eventi di Pearl Harbor e l'esistenza stessa dei documenti Northwood rappresenterebbero una chiara intenzione da parte delle autorità costituite di dedicarsi ad operazioni clandestine e di sacrificare le vite dei nostri soldati, come pure dei civili, fin tanto che questo legittimerà il loro coinvolgimento in qualche tipo di conflitto militare. Esaminiamo l'odierna situazione mondiale. Gli Stati Uniti sono l'unica superpotenza mondiale rimasta. Adesso la Russia è il nostro migliore amico, così ci dicono, e la Cina è il nostro maggiore alleato commerciale. Basta chiedere a Walmart o a Dollar General o a qualunque altro grosso rivenditore dove la maggior parte delle merci sono fabbricate in Cina. Beh, se non c'è una superpotenza mondiale ostile o nemica da cui guardarsi, allora quale miglior nemico di uno senza nome, senza volto e senza un paese che può colpire a volontà in ogni angolo del pianeta? La guerra al terrorismo. Una guerra che, come ha detto Dick Cheney, potrebbe durare decenni. Già, la guerra vuol dire denaro e le forniture militari sono la maggiore industria del paese, se non del mondo. Ogni anno ai fornitori delle forze armate vengono assegnati miliardi, se non triliardi di dollari e questi produrranno martelli da 75 dollari o sedili da toilette da 700, sovraccaricando a dismisura i prezzi a spese del contribuente. Dove va a finire tutto questo denaro in eccesso? E ora dobbiamo chiederci, come fanno le industrie belliche ad assicurarsi il ritorno economico e la sicurezza dei posti di lavoro? E il buonsenso risponde che occorre garantire che ci sia guerra.
Bene, potreste chiedervi come mai i grandi media non ci raccontano nulla in proposito. Com'è che Tom Brokaw o la NBC News non ce l'hanno detto? A titolo di esempio, la NBC è proprietà della General Electric. La General Electric è uno dei 10 maggiori fornitori della difesa. Considerando questa informazione, è facile capire come e perché gli Stati Uniti avrebbero creato un Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era un elemento della CIA. Fu addestrato e finanziato dalla CIA, fu messo al potere dalla CIA e aveva consistenti legami finanziari con l'attuale amministrazione. Anche Saddam Hussein fu appoggiato dal governo degli Stati Uniti. Secondo il rapporto del senatore Donald Regal, gli furono concessi dei crediti per l'agricoltura che poi lui utilizzò per l'acquisto di armi chimiche e biologiche illegali. Domanda. È possibile che gli Stati Uniti abbiano creato una pedina, creato un Osama Bin Laden o un talebano o un Al-Qaeda a cui poter addebitare la responsabilità dell'11 settembre e di altri atti terroristici ancora a venire? All'inizio di questo programma abbiamo fatto un gioco di associazione con le parole. Ricorderete il termine teoria della cospirazione. Nel documentario avete visto abbastanza prove per sapere che attualmente abbiamo a che fare con una cospirazione. Esistono innumerevoli prove che lo dimostrano. La teoria della cospirazione, infatti, è l'idea che Osama Bin Laden abbia avuto qualcosa a che fare con gli attacchi dell'11 settembre. Non dimentichiamo che il 23 settembre 2001, Condoleezza Rice, consigliere per la sicurezza nazionale, aveva dichiarato che disponevano delle prove che collegavano Bin Laden agli attacchi terroristici e che al momento opportuno tali prove sarebbero state rese pubbliche. Beh, l'America e il mondo intero stanno ancora aspettando quelle prove. E da quell'11 settembre abbiamo lanciato non una, ma due guerre in Afghanistan e in Iraq basate su nessuna prova o su una teoria della cospirazione. Our war is against evil, not against Islam. We don't hold any religion accountable. We're fighting evil. Ciò che abbiamo visto in questo documentario dovrebbe indurre a fermarci e a rimettere in discussione tutto quello che ci è stato raccontato sull'11 settembre. I mezzi di informazione e il nostro governo hanno continuato senza sosta a inculcare nella mente degli americani che i responsabili degli attacchi furono dei terroristi armati di taglierino. E adesso che abbiamo visto queste sequenze filmate, sappiamo che non possono essere stati un terrorista e un taglierino a provocare i lampi su entrambe le torri gemelle. Né poteva essere un terrorista col taglierino a trovarsi agganciato sotto il volo 175. Comunque, da tutto questo una verità salta fuori, ed è che c'è una guerra alla libertà. Ma questa guerra alla libertà non è mossa dai personaggi che ci hanno detto. Dopotutto, quante delle vostre libertà sono state soppresse da Osama Bin Laden, o dai talebani, o da Al-Qaeda, o da Saddam Hussein? La risposta è nessuna. Le vostre libertà vi sono state legalmente sottratte dalle stesse persone che avevano giurato di difenderle, repubblicani e democratici. Il vostro congresso, il vostro senato, il vostro presidente. C'è una guerra alla libertà. Ed ora, grazie alla legge sulla sicurezza interna, il Patriot Act, la legge sul terrorismo ed altre leggi statali per la gestione delle emergenze, abbiamo scansioni del pollice e della retina, riconoscimento facciale, metal detector. Negli aeroporti abbiamo scansioni e perquisizioni corporali. Sì, c'è una guerra alla libertà. E non dimentichiamo cosa ha detto George Bush riguardo alle teorie cospirative. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. A much calmer situation and a much better evacuation. And these people. Mio figlio è stato assassinato! Assassinato! Facciamo qualche domanda vera. Facciamo qualche domanda vera. È proibito? E che dire del rifugio? Non gli avete chiesto del rifugio? Il bunker dell'ufficio d'emergenza in fiamme è bruciato fino alle fondamenta. Ricordatevi questo, il vostro governo ha finanziato e addestrato Al-Qaeda, lo ripeto, il vostro governo ha finanziato e addestrato Al-Qaeda! E adesso io chiedo all'America e al resto del mondo, da che parte state?